Si parla di imprese in rosa e si parla soprattutto di quella che è stata una vittoria per le donne in un momento in cui la crisi parlava di grandi cifre rosa rispetto a quelle degli uomini. E così nasce un libro che è una raccolta di successi, successi che forse non ci si aspettava fossero così numerosi. In questi anni abbiamo raccolto le storie delle donne che ci hanno voluto raccontare come hanno fatto impresa nel territorio della provincia di Pescara. E siamo arrivati alla quinta edizione, abbiamo raccolto 42 storie nella pubblicazione che presentiamo oggi, ma in realtà sono di più perché abbiamo purtroppo perso le storie della prima edizione. E leggendo questi racconti possiamo raccogliere tutti gli aspetti dell'imprenditoria. Dell'imprenditoria senza genere e dell'imprenditoria femminile, perché le donne sono delle vere e proprie imprenditrici, quindi hanno problemi legati alla burocrazia, all'accesso al credito, al pagamento delle tasse, così come un imprenditore uomo. Ma nello stesso tempo l'imprenditrice si porta anche i problemi legati alla conciliazione vita familiare e vita professionale. Un'opera che si chiama Appassionate racconta proprio la storia delle donne e anche quello che si attraversa per diventare imprenditrici. E allora delle donne che imprenditrici sono hanno chiesto proprio a una scrittrice di raccogliere storie di successi. Come si raccontano? C'è un capitolo del mio libro che si intitola Successo, voce del verbo succedere. Il successo si racconta quando racconti le storie accadute, i fatti come sono andati e stai proprio sulla verità, senza farli diventare come tutti. Ognuno fa accadere le cose a modo suo. È estremamente interessante il movimento delle donne che in questo momento stanno facendo di iniziare a fare impresa, quindi stanno invadendo il mondo dell'imprenditoria tradizionale con i loro modi, il punto di vista della cura, dimensioni più piccole delle aziende ma molto più radicate. Quindi in questo momento le donne sono assolutamente portatrici di diverso, ma l'obiettivo è come i vasi comunicanti, a un certo punto equilibrare il tutto, cioè quindi anche le imprese tradizionali, diciamo quelle gestite dagli uomini, ben presto accoglieranno probabilmente questi valori.